Venditalia 2024 continua. Ci troviamo nell'area dedicata al beverage, anzi alla filtrazione dell'acqua. Siamo allo stand di Brita Italia SRL. Ci troviamo in compagnia di due responsabili in capo, l'amministratore delegato Lorenzo Sarvello, che saluto. Ciao Lorenzo, bentornato. Ciao Fabio, grazie di essere qua. E con Enrico Metti, il responsabile commerciale Italia. Ciao Fabio, benvenuto. Benvenuti anche voi nuovamente sugli schermi di VendingTV.it. Siamo in una location davvero molto importante, perché in questo caso voi riuscite a offrire da una parte la filtrazione con i filtri professionali di cui siete leader nel mercato europeo, per non dire davvero mondiale, e ancora la filtrazione attraverso attrezzature. Sì, io vi racconterò un po' le grandi novità di quest'anno, che sono il lancio della linea degli frigogasatori o water dispenser, se vogliamo dirlo nella lingua internazionale, peraltro prodotti tutti in Italia, di cui quindi siamo molto orgogliosi di questo, perché la fabbrica per Brita nel mondo è in Italia, quindi un plauso alla nostra capacità manifatturiera, dove ci rivolgiamo al mondo Oreca, al mondo uffici, per far sì che i nostri consumatori, che sono anche quelli che vanno al lavoro o vanno al ristorante o negli alberghi, possano effettivamente avere la miglior possibilità di godere di un'acqua buona, filtrata, appunto anche sul posto di lavoro oppure nell'hotelleria o nel canale Oreca più in generale. Quindi vedremo poi tutti i nostri fantastici water dispenser, dove avremo acqua liscia, acqua gasata e in ogni caso sempre acqua filtrata attraverso i nostri filtri Brita. Le macchine di cui stiamo parlando sono proprio quelle che si trovano alle nostre spalle. Sì, esattamente, li vedete dietro, questo bellissimo connubio fra un design e una tecnologia tedesca, ma una capacità manifatturiera italiana, e con delle chicche tecnologiche molto interessanti. Per esempio, tutti i frigogasatori italiani, appunto fatti da Brita, hanno un brevetto nostro particolare dove ogni ora una resistenza, diciamo, disinfetta, infatti la chiamiamo Therm Germ Barrier, dai batteri, quello che è l'ugello da dove esce l'acqua, dove tipicamente si annidano la quantità maggiore di batteri. Quindi non solo una questione di acqua filtrata, ma anche sempre perfettamente igienizzata. È così anche nella filtrazione professionale, con tutti i filtri che voi andate a fornire alle gestioni del vending, ma anche ai tantissimi clienti dell'Oreca che avete qui in Italia, Enrico. Certo, beh, qui a Venditalia quest'anno riproponiamo la nostra ben nota gamma completa di filtri, la linea Purity C, in tutte le sue varianti di dimensione e soprattutto di tipologia, per trattare le differenti problematiche dell'acqua di rete a seconda delle zone. Quindi gamma di filtri Purity C, una gamma di filtri per macchine a serbatoio nel mondo OCS, a cui però si affiancano due interessanti novità di tipo digitale quest'anno. La prima novità, in partnership con Digisoft, consiste nella integrazione all'interno del sistema gestionale Vega della lettura dei codici a barre dei nostri filtri, che consente la completa automazione nella gestione di questo ricambio per chi si avvale di questo software. E poi anche qui a Venditalia presentiamo la nuova innovativa soluzione rappresentata dalla testata intelligente Purity CIQ, che può trovare applicazione in un mondo che vede sempre maggior sovrapposizione fra il tradizionale mondo del vending e il mondo dell'Oreca, soprattutto per quanto riguarda le macchine superautomatiche, per un monitoraggio, una gestione estremamente semplificata delle attrezzature. Testata intelligente in cosa consiste? In un sistema che consente innanzitutto di monitorare costantemente la qualità dell'acqua in ingresso e di adattare la sua filtrazione
in caso di variazioni della sua qualità, cosa sempre più frequente in questo periodo a causa anche degli eventi climatici che tutti noi stiamo sperimentando. E inoltre consente tramite la trasmissione di dati relativi alla performance del filtro su un portale accessibile ai nostri clienti di monitorare costantemente il loro funzionamento e di pianificare la sostituzione in tempo utile in modo tale da massimizzare l'efficienza operativa dei nostri clienti e da sfruttare al meglio la capacità del filtro e quindi ridurre qualsiasi spreco. Infine, ultimo ma non da meno, parliamo a tutti i nostri clienti, descriviamo tutto quello che è stato il lavoro sviluppato in termini di sostenibilità con il nostro programma di recycling dei filtri operativo su tutto il territorio, che consente di recuperare, ci ha consentito l'anno scorso di recuperare oltre il 60% dei filtri distribuiti, che vengono poi destinati a un circolo virtuoso con il riutilizzo e il riuso di tutte le materie recuperabili e la destinazione anche delle altre componenti, ad esempio la plastica dei filtri ad uso alimentare, per la produzione di altri materiali plastici non alimentari o la termovalorizzazione di alcuni elementi quali i carboni attivi. Grazie Enrico, quante cose avete fatto nel corso di questi 2 anni che in buona parte vedono la luce proprio in questa edizione di Venditalia, e siete stati come al solito attentissimi anche alla sostenibilità. Ma diciamo, la sostenibilità è parte del nostro pacchetto strategico, dove anche ovviamente la digitalizzazione, come ci ricordava Enrico prima, è un altro elemento strategico, ma è anche fin troppo ovvio parlare di questo, perché ricordo a tutti che la nostra vision è: cambieremo le abitudini di bere acqua in modo sostenibile a casa, come ho detto prima, in ufficio e chiaramente con tutta la capacità di portare sostenibilità anche nel mondo B2B in Oreca e nel vending soprattutto, come possiamo mostrare in questa fiera. Grazie Lorenzo Salvello, l'amministratore delegato di Brita Italia, grazie Enrico Metti, il responsabile commerciale Italia della sezione Vending e Oreca. Diamo infine l'indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto con voi nel caso in cui qualcuno tra loro desideri maggiori informazioni sui nuovi prodotti presentati oggi. Potete contattarci all'indirizzo professionalitalia@brita.net. Grazie Enrico, è arrivato dunque il momento di brindare con l'acqua ben filtrata dai dispenser della Brita. Grazie allora anche a te Lorenzo. Grazie Fabio, come sempre, di essere fra di noi. Grazie Fabio, a presto.